fascisti, i partigiani. E lo rende anche il senso di questo impegno la relazione di Lorenzo di questa mattina, che anche nella completezza del testo scritto che trovate in cartella mette alla luce quello che è il ruolo dell'ANPI e dovrebbe essere il ruolo dell'ANPI oggi, quello partendo da quella che è un'esperienza praticata da anni in questo territorio. Perché, ecco, io credo che sia importante in questi congressi, anche in questo congresso, e provo a farla con voi, avere presente una situazione, insomma, che lo dà anche il senso del documento nazionale. Noi oggi ci troviamo in una fase di passaggio importante per l'anno, forse più di quella di 10 anni fa, perché questa è la fase in cui vengono sempre meno, per l'Italia per primo e per la nostra associazione, per le ragioni della vita, i protagonisti della resistenza, i fondatori e gli animatori dell'ANPI per quasi tutti i 70 anni di vita di questa associazione. E in questo ce lo dicono i numeri. Siamo un'associazione di oltre 120.000 iscritti, oltre 4.000 nelle Marche, con ormai una presenza di partigiani che purtroppo è al di sotto delle 10.000 unità. E quindi questo ci dà anche il senso di quanto oggi eterogenea sia la nostra associazione, e quanto sia un'associazione che tiene insieme il valore fondativo della memoria della Repubblica con il presente. E credo che questo è un elemento, se dal dato numerico, sul quale interrogarci, sul quale riflettere, perché su questo in qualche modo si delinea anche l'impegno futuro. E anche il documento congressuale è un documento che tiene insieme la memoria e tiene insieme il presente e il futuro rispetto alla nostra associazione. Io in questi anni, in questi ultimi tempi, guardate, andando in giro, lo dico con grande franchezza, come rispetto anche al modo con cui voglio interpretare questo ruolo in questo periodo, io vedo due modi di interpretare l'ANPI, di guardare all'ANPI e di considerare l'ANPI. Il primo modo è quello di un ANPI che fa comodo a tutti, alla politica, alle istituzioni, anche persino ai fascisti che stanno in giro. E è l'ANPI quella che si occupa esclusivamente della memoria, delle celebrazioni, insomma, aspetto fondamentale. E guardate, quell'ANPI lì piace a tutti, commuove tutti e in qualche modo non crea alcun problema. E poi c'è un'altra ANPI, che è quella che a me interessa di più, insomma, che è quella che per me dovrebbe essere, perché poi c'è anche un fondamento lontano, che è l'ANPI che fa scomodo. A me interessa di più un ANPI che fa scomodo, ma perché facevano scomodo più di 70 anni fa gli antifascisti? Perché faceva scomodo quello che era considerato un opporsi al fascismo e al nazismo, per primo dal punto di vista ideale e culturale. E allora credo che anche oggi, per quello che è il nostro paese, la nostra società, c'è bisogno di un ANPI che fa scomodo. Perché, come ricordavano i nostri partigiani, i nostri fondatori, noi bisogna che ammettiamo una cosa, insomma,
che dopo più di 70 anni, purtroppo, questo non è il paese che i partigiani avevano sognato per le generazioni attuali e per le prossime. Non è quel paese per cui si sono battuti, per cui hanno sofferto, per cui molti sono morti. Perché questo è un paese che dopo 70 anni non è quello che auspicavano a livello, come dire, democratico e a livello di realizzazione della felicità di vita degli individui, i nostri partigiani. È un paese in cui, rispetto anche a qualche anno fa, lo dico anche qui con grande franchezza, c'è meno dolore, c'è più dolore e c'è meno democrazia. C'è più dolore tra le persone a livello individuale e collettivo e c'è meno democrazia perché negli anni, soprattutto negli ultimi 25 anni, si sono via via indeboliti alcuni anticorpi democratici di questo paese. Si è rallentato quello spirito di coesione democratica che era alla base della nascita della Repubblica e della ripresa democratica di questo paese all'indomani della liberazione. È un paese in cui ne abbiamo in qualche modo contezza di questo indebolimento democratico da almeno un aspetto, insomma, e il fatto che questo è un paese in cui oramai più del 50% delle persone non vota più. È un paese in cui in qualche modo si sceglie spesso di, è stato scelto e viene scelto di ridurre i livelli istituzionali e democratici in cui i cittadini esprimono direttamente il proprio voto. E allora su questo vengo anche alla questione del 17 aprile, insomma, chi sostiene che il referendum sia un costo e quindi è meglio non andarci, insomma, se dice una sciocchezza per il semplice fatto che una consultazione una volta convocata ci va una persona, ce ne va 58 milioni, costa lo stesso, insomma. Probabilmente si ha paura in qualche modo, si ha timore di, come dire, anche di una ripresa di attenzione dei cittadini su temi che riguardano una prossimità di vita, insomma, di territorio. E quindi ecco perché, e questi sono alcuni aspetti, io credo che questo è un paese in cui quel tessuto democratico si è allentato. E allora su questo credo che c'è anche un ruolo importante per l'ANPI oggi, nell'essere antifascisti oggi, che deve ripartire e deve essere, come lo traccia anche il documento congressuale, deve ripartire dai valori e dai temi fondanti la Costituzione Repubblicana. Io credo che su quei valori e su quei temi c'è l'impegno anche dell'ANPI di oggi, sui temi del lavoro, sui temi della salute, sui temi dell'istruzione, sui temi dei diritti delle persone, sui temi dell'ambiente. E guardate, non è un caso, qui lo ricordava, perché è anche un anniversario, perché è un anniversario che lo riguarda, non è un caso che proprio Nazareno Re, più di 10 anni fa, capisce che anche per gli antifascisti, ad esempio, e per l'ANPI, il tema dell'ambiente era un tema fondamentale dal punto di vista democratico. E Nazareno Re più di 10 anni fa, proprio su un tema che riguardava per primo l'ambiente, porta l'ANPI e conduce l'ANPI su una battaglia anche di carattere giudiziario per difendere, come dire, da un punto di vista ideale della memoria e da un punto di vista ambientale lo scempio di una montagna, di un territorio che è Monte Sant'Angelo ad Arceva, dove si pensava e si pensa tuttora di aprire una nuova attività estrattiva che in qualche modo anche da un punto di vista occupazionale è una, insomma, un'attività, come dire, molto storicizzata e limitata. E quindi su quei temi lì oggi c'è l'impegno dell'ANPI.
ci deve essere un impegno dell'ANPI su quelle questioni, che, su quei temi che stanno al centro della Costituzione, che ogni volta che in qualche modo abbiamo la percezione che quei temi possono essere in qualche modo lesi, l'ANPI ci deve essere con la propria azione politica e con la propria autonomia e indipendenza, ma ci deve essere, perché lì si tratta temi che riguardano e che stanno alla base della Costituzione e che riguardano la vita delle persone. E credo che anche quello che veniva detto sull'accoglienza, credo che noi dovremmo trovare anche su questo delle forme di impegno, mettere a disposizione anche le nostre sedi come dei front office dell'accoglienza, dell'integrazione. Metterli insieme in rete con altro associazionismo che si occupa di questi problemi. E essere un partito, questo mi hanno chiesto alcuni qualche giorno fa, però sono gli stessi che poi mi dicevano che l'ANPI dovrebbe prendere i soldi dalle cooperative, su questo ci torno. No, questo non è essere un partito, questo è fare politica, è farlo con la propria autonomia, è farlo rispetto ai valori, ai temi della Costituzione, e credo che questo è essenziale per l'attività e per la vita dell'ANPI, tanto più quando quei temi sono anche oggetto di aggressione e di restrizione da parte di organizzazioni che sono chiaramente neofasciste, neonaziste. Questo territorio qui a Macerata ne ha una presenza in qualche modo costante. E su questo allora credo che la risposta debba essere una risposta che pretende che le istituzioni in qualche modo applicano la legislazione che c'è. Io credo che le prefetture, le questure dovrebbero in qualche modo occuparsi di questi fenomeni, di occuparsi di come tenere a bada gli antifascisti piuttosto che i ragazzi dei centri sociali. Credo che anche le istituzioni pubbliche dovrebbero vietare piazze e spazi pubblici con dei regolamenti, come ha fatto il Consiglio Comunale di Chiesi, a organizzazioni e presidi che sono chiaramente di carattere fascista e neofascista. Ma credo che su questo anche gli antifascisti debbano fare rete. Credo che anche l'ANPI, noi per primi dell'ANPI, dobbiamo creare intorno a questi fenomeni una forte rete degli antifascisti, insieme a tutte le associazioni che hanno come fondamento il cromosoma antifascista e la democrazia, chi si occupa di accoglienza, chi si occupa di tempo libero, di legalità, penso all'ACI, penso a Libera, penso ai centri sociali, ognuno con la propria identità, ma credo, penso anche alle associazioni cattoliche, perché ci sono associazioni cattoliche che hanno forti cromosomi antifascisti e democratici, per prima la legge, che ce l'ha sullo statuto, insomma. E su questo costruire un'azione forte nei territori, radicata, di rete, per in qualche modo riportare l'asticella della democrazia un po' più alta di quello che è adesso nella percezione dei cittadini. E per fare questo, e vengo a un tema che ha trattato Lorenzo, glielo ho detto con grande educazione nel suo intervento, c'è anche l'esigenza di capire come un'organizzazione come la nostra, un'associazione come l'ANPI, sostiene quelle attività che fa e che promuove, ma che sono attività, guardate, di servizio, cioè non è un'attività filantropica di qualche nostalgico sopravvissuto di un tempo che c'è stato, o di alcuni valori passati, perché noi quando andiamo nelle scuole facciamo un servizio alla democrazia, facciamo un servizio alla formazione, e lo facciamo anche riconosciuti da un accordo con il Ministero,
Però per fare tutto questo, che è una pratica quotidiana insieme ad altre attività che portiamo avanti, c'è bisogno anche di un sostegno che ci viene dal nostro essere aderenti all'interno dell'associazione, quindi il tesseramento, le sottoscrizioni straordinarie, la gestione, lo dicevo qualche giorno fa ai compagni del Comitato Provinciale di Ancona, anche la gestione oramai in qualche modo il più rigorosa possibile della nostra associazione dal punto di vista del fare il bilancio preventivo, del fare il bilancio consuntivo, di tenere a bada in qualche modo l'andamento anche economico del tesseramento e non solo numerico. Ma c'è un altro aspetto che è quello che un'associazione come la nostra ha necessità di un sostegno, e questo sostegno può essere solo quello delle istituzioni pubbliche, che in alcuni territori, in alcune regioni è di carattere importante, ma non lo è da qualche tempo nella nostra regione. Non lo è da qualche tempo riguardo alla legge che lo stesso Consiglio regionale ha approvato 3 anni fa, modificando le altre storicizzate, e che consentono e hanno consentito alla nostra associazione di svolgere delle attività che sono in qualche modo di condivisione pubblica e comune. A me non preoccupa, guardate, tra l'altro noi abbiamo sempre avuto un rapporto importante con le istituzioni, i sindaci sono i nostri primi interlocutori, abbiamo ottimi rapporti anche con alcune municipalità che non necessariamente a volte sono sensibilmente così vicini all'ambito. Noi abbiamo un problema con questa giunta regionale, non con la regione, che è diverso con la regione istituzione. Ci abbiamo un problema con questa giunta regionale che non capisce l'importanza dell'ambito, che non capisce il tipo di lavoro e di impegno che facciamo, che è per primo a servizio suo, cioè è a servizio anche di quella comunità democratica e politica che quella giunta e quel governo regionale rappresenta. E se noi facciamo un'attività in qualche modo e se noi riusciamo a portare avanti le nostre attività, cioè facciamo per primo un favore a loro, perché ci impegniamo a ricostruire e a rinsaldare un tessuto democratico che anche in questa regione si è indebolito, alle ultime amministrative regionali non ha votato neanche il 50% dei cittadini marchigiani. Io mi farei qualche pensiero e qualche preoccupazione, insomma, rispetto a questo. E credo che quello che a me preoccupa, guardate, non è tanto che non ci hanno finanziato la legge nel 2015, non so se ce la finanziano nel 2016, o quanto ci danno, se ci daranno 10 o se ci daranno 100. A me non è una questione di soldi la mia preoccupazione. La mia preoccupazione più grande è che non capiscono, cioè non capiscono l'importanza di un'associazione come la nostra per il lavoro che svolge quotidianamente per la democrazia, che è un lavoro di volontariato ma anche di servizio alla democrazia che va sostenuto. Mi preoccupa che non capiscono questo, ecco. Perché in qualche modo è uno specchio inquietante. E su questo spero, ecco, che ci possa essere in qualche modo un ravvedimento operoso. Tra l'altro, guardate, proprio perché a noi interessa avere un rapporto privilegiato con le istituzioni, la prima cosa che abbiamo chiesto qualche mese fa, c'era Lorenzo,
al presidente della giunta regionale non è stato quanti soldi ci dava. La prima cosa che gli abbiamo chiesto era quella di sottoscrivere con l'ANPI regionale un protocollo d'intesa in cui la regione riconosceva l'ANPI come un soggetto prioritario e strumentale utile al rafforzamento della democrazia e dell'antifascismo, senza nessuna spesa, cioè un protocollo di intesa ideale come ad esempio qualche tempo fa ha firmato il presidente della Toscana Enrico Rossi con l'ANPI regionale della Toscana. Ecco, non gli abbiamo chiesto quanti soldi ci dai, gli abbiamo chiesto vogliamo questo tipo di rapporto. E il fatto stesso che a 4 mesi non abbiamo manco avuto una telefonata perché in qualche modo si trovasse il modo di firmare un'intesa come quella, che è reale per primo, è sicuramente un campanello d'allarme. Però su questo l'ANPI va avanti. Va avanti perché è un'associazione che ce lo dice anche i nostri congressi, che è riconosciuta e che è forte e che in qualche modo si arrangia rispetto alle proprie attività e alla propria capacità di stare nel territorio accanto a quel dolore delle persone che dicevo prima. Noi abbiamo una grande responsabilità, insomma, ecco, credo che nel riconoscere il percorso di un'associazione come 70 anni dovremmo avere la consapevolezza dell'impegno che ci attende. C'è una società che in qualche modo ha bisogno di democrazia e di antifascismo e credo che competa a noi in qualche modo dargli quegli stimoli in cui proviamo, non lo so se ci riusciamo, però proviamo in qualche modo a rendere onore a quel sogno di quegli anziani oggi che 70 anni fa ci hanno liberato. Cioè credo che il nostro impegno nell'oggi, ecco, dovrebbe essere questo, provare a dire ad Aroldo Ragarini e a tanti altri: guardate, c'è stata una fase temporale in questi anni della Repubblica in cui ci siamo smarriti, ci stiamo smarrendo, però possiamo ancora farcela a rendere ragione di quel sogno. E quindi su questo l'ANPI bisogna che c'è e c'ha ancora molta strada da fare. Allora, adesso direi che le commissioni si debbono inseriare. Intanto io do lettura all'intervento da parte di Acedo, che non è potuto essere presente ma che ce l'ha mandato. Cari amiche, amici, compagne e compagni dell'ANPI, anche la neonata rete Che Gender ci tiene a salutarvi tutte e tutti. Siamo nati come coordinamento di associazioni d'Acedo, associazione di genitori di persone omosessuali, bisessuali e transgenere, diritto forte, donne di mondo, perché abbiamo inteso reagire e rilanciare su un dibattito avvelenatissimo come quello riguardante i temi della sessualità, del discorso d'odio, dell'educazione di genere e delle forme di famiglia. Abbiamo scoperto amaramente che il sonno dei laici, che come il sonno dei laici abbia generato mostri nel nostro paese e come oggi i valori costituzionali conquistati col sacrificio di chi ha combattuto dalla parte giusta durante la seconda guerra mondiale siano più in pericolo di quanto non lo furono sotto la minaccia del piano solo e della P2. Abbiamo scoperto amaramente quanto l'articolo 3 sia spesso calpestato e quanto la violenza si generi dalla mancanza di uguaglianza, di pari opportunità, di equità e quindi di giustizia. Abbiamo sperimentato quanto l'erosione dei diritti abbia generato un senso di privilegio per alcuni e di frustrazione per molti altri, alimentando altra violenza, spesso soffocata dall'impotenza ma non per questo meno pericolosa. Abbiamo scoperto e spesso subito in prima persona quando sia labile la libertà d'espressione quando diventa libertà di reggio e discorso d'odio.
Stiamo verificando quando la libertà di insegnamento sia in pericolo e quanto l'universalità dei valori condivisi stia cedendo il posto all'imposizione di disvalori di parte, cioè al comunitarismo e all'individualismo. Stiamo infine verificando quando la narrazione prevalente che vorrebbe il superamento delle categorie di destra e sinistra stia lasciando il posto a un vero e proprio neofascismo strisciante e pervasivo, perché praticato anzitutto a livello di mentalità attraverso il sessismo dilagante. E quanto la democrazia sia minacciata dall'accelerazione sempre più imponente dei ritmi decisionali ormai sempre più globali. Eppure, nonostante l'enormità delle sfide, abbiamo deciso di reagire, ricominciando pazientemente dai fondamentali, e siamo decisi ad andare avanti. Naturalmente non da soli, sarebbe impensabile. Per questo l'AMPI rappresenta per noi un faro, come i valori della Costituzione del 48, come l'indispensabile e irrinunciabile laicità delle istituzioni e dei luoghi pubblici, unico modus vivendi pacifico possibile in una società plurale. Per questo siamo a dichiararvi di esserci, di marciare al vostro fianco. Per questo e per mille altri motivi diciamo siamo a dirvi solo tre parole. Grazie e buon lavoro per questo congresso provinciale in vista di quello nazionale. Luca Perilli, vicepresidente Acero Marche, rappresentante della rete Che Gender. Grazie. A questo punto possiamo anche andare a mangiare e ritrovarci qui alle 14.30. Le commissioni, come ho detto un attimo fa, si riuniscono per insediarsi e verificare il lavoro che devono fare. Allora, ricordo che la commissione politica è composta da un rappresentante o il presidente della sezione, delle seguenti sezioni: Macerata, Potenza Picena, Sarnano, San Severino, Camerino, Tolentino, Urbisaglia, San Ginesio, Visso. Invece la commissione elettorale da Materica, Appignano, Recanati, Caldarola, Pollenza, Corridonia, Cingoli, Monte Cassiano, Civitanova Marche. Le commissioni si riuniscono entrambe nella sala verde, qui all'interno del teatro, e si riuniscono subito.